Sì, ad esempio Di Francesco, di dimettersi questa sera, perché già sono a sentire le prime critiche del cazzo, la gente che purtroppo, poveracci, non è che tutti possono capire da pallone come me spacca. Cioè a Roma oggi sull'1-0, due pali, l'incrocio di pali, variazioni, una partita tatticamente perfetta. Li aveva incartata, quelli hanno trovato Dugo. Vabbè, quelli devono aspettare te perché ci ho capito il cazzo, ho visto due buchi. I gardi giustamente gli passa una palla lì. Però com'è passata sta palla? Passata perché tocca rivederli. Però Roma, cioè fino al 60esimo, se stavi 3-0. Non hai rubato niente. Tre tiri ha fatto lì. Per cui niente, adesso approfittiamo di questa sosta. Aspettiamo sto cazzo di Schick. Sì. No, me ne più, ho detto no, aspetta, ci posso ripensare. Te ti do il formone. No, perché io sto in trattaria pure per due palle. Ferrero, col polmoncino, del cantautore. Oh, saluto. Famo una sorta di pagella. Allora, Alisson... 5 e mezzo. Secondo me, quanto sei alto, insomma, se stai un po' più concentrato. Sì, vero, quello si è girato veloce, per cui c'entra avanti vero, Riccardi. Però insomma se ti allunghi un attimo di più secondo me le pigli. Secondo e terzo dalla rietta tua. Secondo me le pigli. Vabbè. Juan Jesus è uno dei miei in campo secondo me. Io 11 e mezzo io vado. Giocava in un ruolo non suo e comunque ha sempre una bella posizione, si è disimpegnato con classe, uscendo proprio a volte pure male al piede. Ha fatto pure un tunnel ai cardi, cioè proprio grande partita. Per me tutta la difesa è tutta dovrà la sufficienza. Sì, voglio rivedere ecco quelle due azioni, insomma un po' così. Però gli esterni è una grande partita, come gli esterni d'attacco, perché Perotti, il Cassiodi, forse è il migliore in campo. Nefrelle si è fatto un culo da culo così. Nefrelle, bella partita. Ma guarda, non trovo uno che, cioè uno che ha giocato male. Sì, forse Strootman e Nangolà che non... De Rossi è un po' uscito dalla distanza, però è uscito, non è che... L'angolana sprazzi, Strootman forse un po' nell'ombra, però come dici te forse devono entrare. Dzeko una grande partita di accompagnamento, però quando lanci in profondità giustamente non è quel tipo di giocatore. Della. Okay. Allora niente, ma perché uno è distratto anche da. Dai culi. Da queste culi. Situazioni insomma. Insomma, cioè Spalletti se sarà masturbando. Sì, sì. Il capitano. Aspetta, salutiamo Stefano Pancotti. Oh, Andrei, come stai? Stavo meglio prima. So che c'è sta pure Giulio così. Sì, sto aspettando loro. Vabbè. Sì, appannua pure lui. Andrea Caloni, il cantautore giallorosso. Guarda che abbiamo giocato. Porca miseria. Lo so. Ma che sta a... Sì, però stamattina... Però se il pallone lo deve tenere un attimo, non può giocarlo sempre di prima. Lo so, ma... Il primo gol abbiamo preso perché la squadra stava uscendo e lui l'ha toccata. Fermate un attimo, porca miseria. Perché i dettami dicono scaricare in avanti, capito? No, in avanti, no, dietro. Devi guardare pure quando la squadra salta. Bisogna tenerlo il futuro. Da l'altro Stefano, ex calciatore, sì, insomma. Vabbè, c'entra niente. Porca miseria. Oh, certo, Spalletti, l'altro anno i pali li piava. Stanno continua a piava a Roma. Cacci sua. Ma dice c'era pure il rigore del Perotti. Hanno telefonato a casa. Nel caso nostro, la pare, però l'arbitro ci aveva occupato. Sì, sì. Non ha sentito. Vabbè, noi andiamo, salutiamo Giulio con Diego. Ciao.